Diciottesima giornata del girone B di prima categoria, Labor Castelfrattese. La squadra di Bugari torna in campo per la terza volta in una settimana dopo gli 1-1 contro il Montemarciano sabato scorso e quello di San Paolo di Iesi nel recupero contro la San Paolese di martedì. Labor in forma smagliante nelle ultime 8 giornate, una sola sconfitta, un pareggio e 6 vittorie, la squadra più in forma del campionato. Dunque trasferta molto ostica a Santa Maria Nuova per la Castelfrattese, che è afflitta da parigite, è a meno 2 dalla vetta rispetto alla Filottranese e incontra oggi una Labor in grande condizione e in netta ascesa, arrivata dal terzultimo posto alle soglie della zona playoff. Arbitra l'incontro Rossetti di Ancona, direttore di gara che ha calcato anche palcoscenici superiori di assoluta affidabilità. Squadra locale guidata da Tizioni che si affaccia per la prima volta in area con Bassotti che lavora un buon pallone, la conclusione dal limite però sfiora il montante della porta di Sollitto. Castelfrattese che si fa vedere per la prima volta in avanti con un filtrante di Anconetani per Beta, anticipato dall'uscita provvidenziale di Boria, un ex avendo militato nella Castelfrattese nella stagione 2019-2020 in seconda categoria. La Labor si affaccia di nuovo in avanti con un passaggio in profondità per Bassotti. Ottima l'uscita di Sollitto che anticipa l'attaccante arancio-nero oggi in maglia bianca. Castelfrattese di nuovo in avanti con un ottimo passaggio di Beta per Paniconi che perde il tempo per la conclusione vincente all'undicesimo. Ancora biancorossi in avanti con Baldelli che lavora un buon pallone per Paniconi, per Beta, passaggio indietro per Parasecoli, conclusione dal limite, parata in due tempi da Boria. Labor che torna a rendersi pericoloso con un lungo lancio di Belelli, pallone pericoloso messo in aria da Mazzieri, il colpo di testa di un attaccante locale è respinto da Anconetani, protesta la Labor per un presunto tocco di mano da parte del centrocampista biancorosso. Serve una provvidenziale uscita di Sollitto per anticipare Vincioni e al quindicesimo la Castelfrattese colpisce con un affondo di Paniconi liberato da Anconetani. Paniconi si libera del suo avversario, mette in mezzo il colpo di testa di Parasecco, respinto corto dal portiere Boria e da due passi Beta non può sbagliare. 1-0 dal Castelfrattese al sedicesimo con il nono centro stagionale di Beta che capitalizza l'azione di Paniconi e la deviazione di Parasecoli. Serve un'uscita provvidenziale di Sollitto per anticipare Bassotti lanciato a rete, ottima l'uscita del portiere biancorosso, ma qui da una palla persa in uscita dalla Castelfrattese si invola Bassotti solitario e anticipa stavolta l'intervento di Sollitto firmando al 31esimo il pareggio della Labor. Grave l'errore dei biancorossi in fase di possesso che liberano inavvertitamente un giocatore da Labor, filtrante per Bassotti che non perdona di fronte a Sollitto. Labor che riprende coraggio, pallone in mezzo per Vincioni e serve un altro tuffo provvidenziale di Sollitto per negare l'immediato sorpasso. Primo tempo sull'1-1 alla rete di Beta, ha dunque replicato Bassotti. Labor che torna alla carica, inizio ripresa al 49esimo con una punizione dello specialista Morra a segno anche sabato scorso contro lo Staffolo, ma la punizione è debole e facile preda di Sollitto, sempre attento il portierone della Castelfrattese. Ancora Labor in avanti con un affondo sulla sinistra, poi Strappini tenta la sortita in area, ma è ancora pronto Sollitto ad anticipare l'attaccante della Labor. Lungo rilancio di Burattini per Strappini che tenta la conclusione dal limite invece di liberare un compagno libero a destra, respinge la difesa della Castelfrattese che in questo momento è comunque in difficoltà. Ancora Labor che assedia l'area, colpo di testa di Vincioni, si accende una mischia e la retroguardia della Castelfrattese riesce a sventare la minaccia.
59esimo, ancora Labor che affonda sulla destra, pallone pericolosamente in mezzo, cerca la conclusione, un attaccante locale, ma è ribattuta dalla difesa biancorossa. Castelfrettese che dunque ha iniziato in difficoltà, il secondo tempo, ancora un pallone che attraversa tutta l'area e serve ancora un grande intervento di Sollitto per negare il vantaggio alla Labor. Terza partita di una settimana che si fa sentire per la Castelfrettese, che avverte la fatica fisica, Labor più fresca che non si accontenta del pareggio, cerca in tutti i modi di vincere la partita per avvalorare il suo momento magico. Conclusione dal limite, fuori misura, alta, per la Labor. La Castelfrettese si affaccia per la prima volta, in avanti, con sporadiche sortite, ed è ancora Labor che nelle ripartenze è sempre pericolosissima, e qui serve un'altra uscita, provvidenziale di Sollitto per anticipare Bassotti. Il neoentrato Lungarini ha un buono spunto e guadagna una punizione dal limite, l'unica vera sortita pericolosa nella ripresa della Castelfrettese, proprio in zona Cesarini, 89esima, punizione di vita leggermente corretta dalla barriera, sfiora di un soffio il palo Castelfrettese vicino al blitz proprio in zona Cesarini, poi anche con un fallo laterale e un salvataggio provvidenziale di Ruggeri, ma l'azione poi si sviluppa con un contropiede fulmineo di Vincioni che resiste anche al tentativo di ritorno del neoentrato Cornacchia. Vincioni mette in mezzo, ma nessun compagno, arriva puntuale alla deviazione vincente al 94esimo, proprio all'ultimo respiro. Si conclude qui una partita molto intensa, molto tirata, in sofferenza nella ripresa per la Castelfrettese, con la Labor che ha cercato in tutti i modi di arrivare alla vittoria. Labor che dunque prosegue il momento magico, non conquista la vittoria, ma inanella comunque un risultato che dimostra il suo stato di salute. La Castelfrettese che invece colleziona il terzo 1-1 in una settimana, sesto pareggio nelle ultime 10 partite.